bella figa. Io questo video avrei dovuto farlo in garage da fermo. Ma ragazzi, è davvero davvero difficile avere una giornata di questo tipo in cui si squaglia di caldo e non uscire col CRF. Signori, quest'oggi andiamo ad elencare pro e contro di questa moto splendida. Vediamo se dobbiamo fare benzina. Ah no, cazzo, è piena ancora. Ecco, il primo pregio, signori, l'avete anche già visto. Questo motore qua consuma poco rispetto a quello che offre. Se doveste acquistare un CRF 450, signori, i consumi, ovviamente nel misto, quindi un po' tangenziale e un po' scannato, si aggirano intorno ai 16-17 km al litro. Quindi su 6 litri di serbatoio, indicativamente, potete pensare di fare un centinaio di chilometri, giù di lì, ovviamente. Il secondo pro di questa moto, probabilmente il più importante, è che rispetto alle concorrenti Motard, nello stesso livello ovviamente, costa qualcosa meno rispetto a TM e KTM, che sono le principali concorrenti. In base ai casi, ovviamente, ci scappano dai 1000 ai 3000 4000 euro di differenza, che sono soldini. Poca spesa, tanta resa. In particolare adesso, signori, stiamo andando a Selvino, perché è a Selvino che questa moto si esprime meglio. Insomma, ragazzi, cioè, vedete con i Motard che cosa si fa, eh? È una guida random. Un altro pro di questa moto, signori, è che i ricambi si trovano davvero davvero facilmente. Certo, se li cercate blu come me non funziona come cosa. Lo sto facendo, sto qua, corre e va in bocca. Ah, rideva. Che figura di merda. Signori, nella mia esperienza ho avuto davvero facilità a trovare i ricambi per questa moto. Quinto pro, signori, ve lo faccio vedere adesso. Quinto pro, signori, è la stabilità. La stabilità di questa moto è assurda, raga. E penna, incredibile! Per come si sono inventati il telaio di questa moto, e ovviamente per come uno poi la va a settare, ma il telaio gioca un ruolo fondamentale. Questa moto, signori, è davvero davvero una lama. Mamma mia! Traverso! Incredibile! Vedete come queste moto si guidano a random? Traversi folli! Questi, signori, sono i lati positivi che io personalmente ho notato. Posso capire che in base alla persona possano cambiare. Per passare ai lati negativi, punto primo, raga, il serbatoio è davvero piccolo, d'altronde è stata concepita per fare cross, quindi ci sta, sono tra virgolette solo 6 litri, come vi dicevo prima, autonomia indicativamente un centinaio di chilometri. Traversi, potete risolverlo, certo, esistono aziende che fanno... Mamma mia! Mamma mia, se ti porta! Dicevo, serbatoi maggiorati! I serbatoi maggiorati dovrebbero essere da un litrino di più, ma 7 comunque sono pochi. Però meglio di niente, dico io. Non è stata proprio un'ottima idea fare questo video qua così. Ora che traversi, porca puttana! Mi diverto troppo, raga, io sono stanco, non ce la faccio. Pausa. Un altro difetto, signori, è la sella. È davvero, vi giuro, davvero scomoda. Una vera merda. La soluzione è quella di farla rinfoderare. Vi fate rifare l'inserto. Non dovrebbe neanche costare troppo, a dire il vero. E dovreste anche in questo caso arginare il problema. Raga, per il prossimo difetto vi do una vera e propria soluzione. Il prossimo difetto, signori, è il forcellone. Dato che questa moto nell'annata 2016 non esisteva come Motard, vi tocca prenderla enduro o comunque cross, chiamatela come volete, e solo successivamente farla Motard. Qual è il problema? Che semplicemente il forcellone, essendo stato coniato per una ruota tassellata, quindi una misura 130 indicativamente, nel momento in cui voi ci andate invece a montare
una gomma stradale, la spalla sinistra della gomma stradale vi va a toccare contro la catena. La soluzione migliore è quella di montare uno spostacatena. Ovviamente poi in base ai cerchi che andate a montare, in base a tutta una serie di parametri, la gomma vi tocca di più o di meno. Quindi se il problema è poco marcato, basta uno spostacatena. Se invece il problema è abbastanza marcato, dovrete, come ho fatto io, affettare un po' la gomma. Hai capito la situazione? E funziona anche bene. Oddio, che è? Anche così a manina. Altra questione, signori, la frizione originale è un po' una merda. È dura, ma tralasciando che è dura, il range di utilizzo, ragazzi, è tipo questo. È questo. E quindi qui la moto non va e qui la moto cammina. E quindi è davvero difficile da gestire bene. A few moments later. Cioè, scusate, signori, ma cosa c'è di più bello di accendere la moto così? Con questa potenza! Certo, ovviamente quando la moto si avvia bene, sia chiaro! Perché se per caso la moto non si avvia bene, magari ha qualche problema di carburazione, accenderla con la pedivella è un po' un problema. Ultimo difetto, secondo me, questa moto rispetto alle concorrenti vibra un pochino di più. È vero, si sente, bisogna dirlo. Onestamente pensavo peggio, invece no, tutto sommato sono sopportabili, però ecco, si sentono. Io vi dico, ho fatto già 3 giri da 250 km circa, che su questo moto non sono pochi, che la maggior parte del tempo devo stare in piedi finché non sistemo la sella, di grossi problemi non ne ho avuti. Che cazzo vai? Wow, signori, questo CRF ogni volta che lo guido mi fa innamorare sempre di più. Però mi sono dimenticato un pro nel video. L'ultimo pro, che secondo me è anche importante, è il fatto che già con lo scarico originale fa un suono spaziale. Secondo me è un suono abbastanza forte da essere godurioso, ma abbastanza tranquillo da non dar troppo nell'occhio. Secondo me questo è un pro, il fatto di poter anche non acquistare lo scarico per sentire la propria moto, secondo me è importante. Poi uno lo compra lo stesso, questo, non vi preoccupate, arriverà. Fatemi sapere se anche fra di voi c'è qualcuno che ha un CRF. Fatemi sapere secondo voi quali sono i pro e i contro di questa moto. Vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo a un prossimo video.